Enrico Mentana. Grazie, 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 che bello averti qui. Non ci credevo. Non ci credevo. Cioè, io credevo che tu camminassi con attorno lo schermo verde. Sì, me lo sono portato, ma non me l'hanno fatto entrare. Volevamo liberarti e siamo molto felici, però prima di iniziare mi devi permettere di darti un premio. Perché voi lo sapete, il grande vincitore di questa tornata elettorale non è solo Beppe Grillo e il suo movimento, ma è chi ha vinto la maratona elettorale, Enrico Mentana. E quindi ti prego, sì, devo consegnarti una cosa, sali no, sul non podio, farmi salire, ti prego, no. Devo consegnarti un premio, sali. Grazie. Ma che cos'è, dai? Grazie. Devo consegnarti solennemente la medaglia Elezioni 2013, primo classificato maratona elettorale da parte delle invasioni barbariche. Ma che ridete? Enrico Mentana. Complimenti. Grazie, grazie. Complimenti. Aspetto l'inno, posso scendere? No, puoi scendere. Bene, eccoci. Dopo questa penosa pantomima, sì, possiamo cominciare un'intervista seria. È quasi finita l'intervista. No, davvero, noi ci aspettiamo molto da posso, te, Enrico. No, tienila, ti prego. No, un ti prego. Un pochino, no, perché dai, stai bene. No, solo so che sto bene. Vabbè, però la terrai. Non è la prima medaglia che ho vinto, anche se... La terrai. È la prima degli ultimi 40 anni, diciamo. Ciucare, spero. Ma no, pensavo che ti interessasse la maratona, non sognavi di vincere la maratona? Sì, è vero. È vero? È vero. Ho fatto anche la prima Stramilano, mi ricordo, ero ancora liceale. Ma sempre fai ste scene, cioè mi chiedi la maratona, è vero, perché sognavo di me? Perché io ho corso la maratona ed è bellissima, è la cosa più bella che ci sia. Ma corri ancora? Corro. No. Se sto 10 ore al giorno negli studi è difficile che corra. Ma non ti fa male, adesso non sì, toccarti, ma non fa male alla salute stare tanto in video? No, assolutamente. A te fa bene? No, adesso vediamo, perché noi facciamo un lavoro privilegiato. C'è gente che fa dei lavori molto usuranti e sta 10 ore a fare delle cose molto... Noi, c'è tanta gente che vorrebbe stare al mio posto, no? Però sei sempre in tensione. Ad esempio adesso da quanto tempo non dormi? 3 giorni? Io dormo poco, ma dormo. Però negli ultimi... quando si arriva alla mia età si dorme anche un po' meno, francamente. Ci arriverai tra tanto tempo. Tra moltissimi anni. Comunque, insomma, ti abbiamo visto in video per ore, 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 e quindi pensavamo di chiederti con dei tempi un po' meno da telegiornale come vedi questa situazione, perché sono giorni, come diresti tu, clamorosi. Sì. Non so da che parte cominciare. Scegli tu. Oggi napoletano, un gesto che ti ha fatto sentire orgoglioso di essere italiano, o ti sei vergognato per quello che gli hanno detto? Riassumiamo. Ma cioè, allora, è questo stato il candidato della SPD, che è il Partito Socialdemocratico Tedesco, alla cancelleria, quello che sarà l'avversario di Angela Merkel alle elezioni, rispondendo a una domanda sull'esito delle elezioni italiane, ha detto: sono preoccupato perché hanno vinto due clown. Uno è un clown conclamato, è un comico come Beppe Grillo, e l'altro è quel clown che è Silvio Berlusconi, che ha oltretutto un eccesso di testosterone. Ora, noi siamo abituati a criticare o a sfottere, no? Le nostre Cucciari o i nostri Crozza ne dicono di ben peggio. Però che un leader politico tratti così i leader politici stranieri, noi poi magari, che siamo tutti faziosi, noi italiani, quando parlano male dell'altro siamo quasi contenti. Chissà quanti hanno detto finalmente uno che gliela dice chiara a Berlusconi e a Grillo, magari... Un elettore. Ma secondo me prevale il in casa nostra, lo diciamo noi. Ti ma ricordi voi... quando venne attribuita a Berlusconi quella frasetta sulla Merkel, sulle fattezze non. Certo, molto antipatica anche quella. Antipaticissima, no? Venne giù il mondo, no? Giustamente, perché poi non si sa mai, non si sa davvero, non è mai stata sentita, no? Viene attribuita a una telefonata intercettata, no? Quella frase sulla Merkel. Ecco. Dà lo stesso fastidio sentire dei nostri. Ebbene ha fatto Napolitano, perché vuole il caso che Grillo e Berlusconi siano i leader di due dei tre schieramenti che adesso ci sono nel nostro Parlamento, prevalenti. No? Anzi,
Dal voto cosa è uscito? Un conglomerato del 30% che è quello del centro-sinistra, uno di pochissimo meno che è il conglomerato del centro-destra e uno del 25% che è il Movimento 5 Stelle. Ora, se due dei tre leader vengono sfottuti così da un potenziale cancelliere, cioè capo di governo straniero, andiamo male, no? Benissimo ha fatto Napolitano a dire no, noi rispettiamo la Germania, ma dobbiamo essere rispettati anche noi. Tu te l'aspettavi un risultato del genere? Beh, un po' sì, ti devo dire la verità, perché il senno di poi è giustamente oggetto dello spernacchiamento generale. Avremmo dovuto vederci prima delle elezioni per poter dire queste cose con molto più costrutto, ma in realtà poi non l'avremmo potuto fare. Però si vedeva una perdita di velocità nella propaganda elettorale del Partito Democratico soprattutto. E poi c'era stato un effetto ottico. Tanto sono state belle, hanno funzionato bene, hanno avuto risonanza e alone le primarie del centro-sinistra, che il centro-sinistra e il suo elettorato hanno creduto che fosse già fatta, se non che evidentemente tutti gli altri o non c'erano o se c'erano dormivano. Per di più, subito dopo le primarie del centro-sinistra, stiamo parlando del mese di dicembre, non di 30 anni fa. 2 mesi fa. C'era Berlusconi che sembrava se ne fosse proprio andato e si parlava di primarie con 110 candidati del PDL, queste cose un po' strane. Sembrava la cronaca di un successo annunciato. Ma evidentemente quando tu non trovi altra offerta ti rivolgi a chi c'è e quindi c'era quasi un 40, anzi senza quasi, c'era più del 40% che diceva che votava o PD o Sinistra Ecologia e Libertà. E evidentemente quel 40% è la soglia massima da cui sono partiti quei due partiti complessivamente. Poi però hanno cominciato a fare propaganda anche gli altri. E quando tu te lo ricordi il momento esatto in cui è partito Berlusconi? Sì, sì, certo me lo ricordo. È partito sulla nostra rete. Sì, ma ecco, anche qui, sicuramente quel momento da Santoro è stato fortissimo. Qualcuno del tutto ingiustamente, no, ha attribuito questo al fatto che sia stato ben trattato o cose di questo genere. Ma innanzitutto era un evento in sé che Berlusconi andasse nella tana del lupo. Scegliesse di partire in un posto potenzialmente nemico. Ma poi io non conosco nessuno che sia stato convinto, avendo deciso di votare per qualcun altro, a votare per Berlusconi vedendo quella trasmissione. In realtà ha avuto il risultato di riportare orgoglio e riportare al consenso quella parte dormiente di quelli che erano già elettori del centrodestra. Perché, parliamoci chiaro, leggendo i giornali di questi giorni, di ieri, di oggi, sembra che il PDL abbia conquistato tantissimi voti, il PD perso tantissimi voti. La situazione è che li hanno persi tanti tutte e due. Se andiamo a vedere le elezioni del 2008, hanno perso tanto sia il PD sia il PDL. Rispetto ai minimi assoluti, con Berlusconi messo da parte, eccetera, eccetera, certo il PDL ha riguadagnato qualcuno dei suoi, ma non così tanti. Cioè dal 22 al 37 del 2008 ce ne passa tanto. Così anche per il PD è stato un salasso. La verità è che la rimonta rispetto ai minimi del PDL è andata a incrociarsi con la discesa rispetto ai massimi del PD. Quella sera che li ha intervistati tutti e tre. Uno dietro l'altro, che sensazione hai avuto? Che fossero stanchi tutti e tre, eh? Che in particolare non mi sono ricordato da un minuto dopo che cosa aveva detto Bersani. Questo non è un bel segno. Però se voi ci pensate, se tutti ci pensate... Però io di Berlusconi mi ricordo solo che ti ha detto che non sentiva. Tu ma anche quello, un po' da fa nonno. Alone, anche quello fa spettacolo. Personaggio. Io mi ricordo invece che ha detto, perché quella sera gli ho fatto vedere per la prima volta la famosa lettera sull'IMU. Ora, tutti quelli che comunque non avrebbero votato Berlusconi hanno detto guarda che fesseria, che imbroglio questa cosa della lettera sull'IMU. Solo che per un elettore di Berlusconi questo è un impegno, questo è un impegno, cioè era una cosa invece tangibile. Molto spesso noi, succede anche in queste ore con il Movimento 5 Stelle, pretenderemmo di insegnare al Movimento 5 Stelle a fare il Movimento 5 Stelle, non avendolo magari votato, e questo è un vizio dei commentatori italiani, ma anche dei faziosi italiani, che vorrebbero sempre che gli altri si comportassero come loro gli insegnano. Ecco, loro arriviamo al presente, perché il presente, insomma, ultimissimo, hai dato tu la notizia prima, che Grillo in un'intervista alla BBC avrebbe detto, anzi ha detto... Ma allora mi segui. Ti seguo sempre. Avrebbe detto, dillo tu,
ha detto, tanto adesso, dopo il no che io ho dato oggi, Bersani si allerà con Berlusconi, faranno un governicchio governissimo e tanto tra un anno si vota e noi stupiremo il mondo. Come leggi questa affermazione? La leggo come l'affermazione di uno che ha preso il 25% e voglio ricordare ai tuoi telespettatori, ai nostri telespettatori, che mai nella storia delle elezioni italiane una lista ha ottenuto il 25% alla sua prima apparizione. Questo dà il senso... è un risultato eccezionale. Ma un risultato eccezionale. Ora, mi vanto di aver detto una quindicina, anzi una ventina di giorni prima delle elezioni, che unico, che il Movimento 5 Stelle sarebbe andato oltre il 20%. Perché basta stare in giro, non stare soltanto nelle anticamere delle segreterie del partito. Tra l'altro senza andare in televisione. Questo senza andare in televisione. Attenzione, perché andare in televisione di per sé non vuol dire assolutamente niente. Monti è andato in televisione ore. C'è stato un posto in cui addirittura ha preso un cagnolino, ha bevuto la birra. Ma che è quel fesso? Poi alla fine però ha preso... Ma però posso... Hai visto quella dichiarazione? Perché poi non se ne parlerà mai più, spero, di questa storia. Ma c'è stato qualche scellerato che ha potuto pensare che io mi fossi messa d'accordo con lui, anzi che lui mi avesse chiesto di fare una scenetta simpatica. Non arrivo a dire che mi indigno, perché non mi piace usare questi termini, ma ovviamente... Cioè tu tieni qui a dire che... Ci tengo a dire che è stata una mia, se volete, stupida idea. Volevo sgelare... Io l'avevo visto in Buenos Aires che accarezzava il bambino. Era la prima volta che andava ma un po' tra la gente. Ma Empio Monti? Monti. Ah. E allora ho detto... No, prima ho pensato, mettiamogli in braccio un neonato. Mettiamogli in braccio un neonato. Però ci volevano dei permessi di un mese. E allora ho detto, insomma, prendiamo che un cagnolino neonato dopo per un'ora o due e vediamo com'è l'effetto. Lui poi si è affezionato e non mollava più questo cane, allora gli abbiamo regalato. Hai visto dopo il voto? Comunque qualche cretino ha detto che mi sarei prestata. Hai visto così chiudiamo questa che dopo storia. Il risultato elettorale c'è stata quella dichiarazione di Empi che voleva tornare al canile. Ritenendo... deluso dal risultato del suo nuovo padrone. No, tutti i giorni per fortuna vedo foto di Empi in giro, sta piuttosto bene. La figlia dell'attuale ancora premier. Sì, sì, sì. Tra l'altro è vero quello che dici, non c'è bisogno di noi evidentemente. No, ma non è, insomma, no, evidentemente. Beh, tu l'hai mostrato parecchio Grillo, anche se non veniva sì, in studio. Sì, ma a questo volevo arrivare. È ovvio che se tu hai un fenomeno nella campagna elettorale, a cui si rivolgono evidentemente in tanti, che nei sondaggi si dimostra essere una forza competitiva. E tu non puoi, per il sol fatto che non viene da te, non parlarne. Una volta i politici non andavano in tutti i anzi, una volta. Questa è la prima campagna elettorale in cui tutti i candidati premier hanno cominciato da uno mattina al mattino e hanno concluso con omnibus notte alla notte. E si sono fatti tutti i programmi. Anche per risparmiare. Qualcuno... temeva di trovarsi davvero, la battuta ha fatto Grillo, aprendo l'oblò della lavatrice, perché sono stati in tutti i programmi e senza mai confrontarsi. Vuol dire che i telespettatori dei vari programmi si sono sorbiti un'ora di Berlusconi, un'ora di Monti, un'ora di Bersani, per il solo fatto che ci andava uno dei tre, ci andavano subito anche gli altri due, pretendevano il loro spazio. Una campagna elettorale televisiva così piena e folle non c'è mai stata. Faccio una domanda: se Grillo non fosse straordinariamente comunicativo com'è, l'avresti mandato lo stesso così tanto? Fosse stato noioso? Ma io l'ho mandato adesso così. Non faccio nomi, ma c'è un altro noioso che quando l'ha intervistato si vedeva che ti annoiavi. Cioè, Ingroia dice. Vabbè, ma noi, non è che sono finite, è finita la campagna elettorale. Se uno dice si che può Ingroia, dire, no, ma non cioè, è carino nei confronti di Ingroia. Non è carino perché non ce l'ha fatta, obiettivamente. Però è ovvio che l'avresti non è la l'avresti mandato così tanto se non fosse stato che fa Ingroia, fare ascolto. Alla anche fin fine. Grillo. Sì, però, ripeto, fa molto ascolto. Però è il leader, era il leader già allora di un partito che stava sopra il 10%, stava più... dei sogni mai avuti da Casini in tutta la sua vita politica post-democristiana. No, lo dico, quanto abbiamo visto? Cioè,
Quanto abbiamo visto Pier Ferdinando Casini durante gli anni? A me dispiace perché poi, fra l'altro, secondo me hanno fatto un calcolo sbagliato, un calcolo politico, no? Una scommessa politica sbagliata di mettersi dietro a Monti con il risultato. Ti che dispiace per Casini? Sì, mi dispiace per loro perché hanno fatto anche una scelta. Anche per Fini ti dispiace? Hanno fatto una scelta, mi dispiace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta, non è che mi dispiace per loro due. Tutti, nel senso che... Cioè, noi, tutti. Chi è? A chi non di... lo so. Cioè. Io ti assicuro. Il fatto di non avere passione, di non fare il tifo per nessun partito, mi permette di dire, cioè, è ovvio, la campagna elettorale è come la maratona olimpica. Ti è mai capitato di vedere quelle gare in cui arriva il primo, tutto, poi c'è l'ultimo che arriva. Beh, e l'ultimo e c'ha l'applauso. Gli vuoi bene. Allora, se vuoi bene all'ultimo, devi voler bene a Fini in questo caso, no? E purtroppo è bruttissimo. Ma sei buono. La cosa, dicono che la tu cosa, sia cattivo. La cosa bella è che l'ultimo al Giro d'Italia una volta aveva la maglia nera e per Fini sarebbe un ritorno. Perfetto. Il ritorno avanti. La nemesi. Cosa succede adesso? Visto che stai dicendo, è vero, ti ho sentito, io l'avevo previsto, adesso cosa prevedi? Facciamo fare il mago a te quest'anno. No, il mago non lo faccio. Io ero rimasto abbastanza sorpreso dall'uscita di ieri di Bersani. Cioè, dell'apertura? Allora. L'apertura al Movimento 5 Stelle. Ora, ci può stare in termini tattici, ma quello che si sono detti in campagna elettorale, quello che è stato detto di Grillo da parte degli esponenti del PD e da parte di Vendola, ma soprattutto quello che ha detto Grillo di loro, faceva ritenere davvero difficile che ci potesse essere un margine di dialogo, se non nell'illusione del modello Sicilia, ovvero lì il presidente Crocetta, che però è stato eletto direttamente, quindi non ha problemi di fiducia, ogni tanto riesce ad avere, a contrattare leggi con il Movimento 5 Stelle, perché stanno nel programma 5 Stelle, sono compatibili. Però era con concretezza forse, è concretezza, se no che si fa? Ma il governo del paese è un'altra cosa, e soprattutto Grillo ha delle sue idee sull'Europa, sul rigore, sui parametri di Maastricht, sull'alta velocità. Sono posizioni non conciliabili, perché non ci può essere una media velocità, no? O fai l'alta velocità o non la fai, o sei con quelli della Val di Susa che protestano o sei con quelli che stanno facendo le perforazioni. Allora cosa pensavi che potesse dire Bersani? Bersani ci ha provato di dire dateci un appoggio che noi facciamo una serie di leggi che piacciono a voi, ovviamente quelle che possiamo far noi. Però era abbastanza difficile pensare che Grillo si vendesse tutte le fiche che aveva appena conquistato con questo straordinario successo elettorale per dare l'appoggio a un governo che facesse una parte delle loro cose. Perché anche se, alla come fine, sai, ora i suoi stanno dibattendo, molti dicono ma sì, governiamo, proviamoci. Ma io l'ho letto sul blog, bisogna vedere... veramente adesso poi mi pare che... C'è una mozione che ha 45.000 sì per... Proviamoci a governare. Ma chi sono questi 45.000? Sono del Movimento 5 Stelle o sono... Ah, certo, tu dici la rete ha i pro e i contro. No, la rete ha i pro e i contro, soprattutto la rete ha i simpatizzanti del Partito Democratico che giustamente fanno il loro lavoro, come è giusto. La rete è libera, ma è ovvio che ci sia qualcuno che dice piuttosto che tornare alle urne o fare il governissimo, meglio fare il governo PD 5 Stelle. Ascolta. Ma a te pare naturale un governo PD 5 Stelle? A me personalmente no. Invece perché no? Perché se crediamo a quello che ha detto Grillo, e cioè prendiamo ad una le cose e vengono da destra o da sinistra. Da sempre. Perché anche no? Negli anni 60, anche 70, sarebbe molto, tutte le principali leggi vera. Di spesa nella prima Repubblica venivano votate sì da DC e PSI che erano al governo, ma anche dal PC e dall'opposizione, le più importanti leggi di spesa. Quello c'è sempre Infatti. Stato, non è una scoperta. Ma per fare un governo ci vuole la maggioranza, il governo deve avere la fiducia. E non basta che qualcuno ha detto, ma sì, facciamo questa cosa, che il 5 Stelle al Senato, perché la Camera Bersani ha maggioranza assoluta grazie alla legge, al no? premio di maggioranza. Al premio di maggioranza. Al Senato basta che quelli del Movimento 5 Stelle al momento della fiducia escano. Sì, ma quelli del PDL cosa fanno? Restano lì dentro per garantire il numero legale, usciranno anche loro. E quindi in quel caso... cosa succede? Prima diamo la pubblicità. Poi ci dici quindi come la vedi, visto che ci prendi, e poi ti devo anche presentare una mia amica che voleva approfittare. Ho dei sospetti su questa amica. A tra poco. Bentornati all'Invasione Barbarica, siamo qui con il direttore Enrico Mentana.
anzi, da oggi il mago Mentana ci stava raccontando durante la pubblicità. Ah sì, perché quando ero a quella festa, non so, 2 mesi fa, no, dissi, festa, no. festa di Gad Lerner, l'ultima puntata del Fedele, no. Dissi ad Ambrosoli... Che il favorito era Maroni, perché lì era... Però, sai come era contento Ambrosoli? No, ma Ambrosoli lo sapeva benissimo che era una gara in salita la sua, è soltanto che... Però ci credeva, ovviamente, lui ci doveva credere. Ma tutti, anche Storace credeva di rimontare Zingaretti in... Veniamo al futuro, mago Mentana. Che mago succede? Sono un falso mago. Un falso mago. Che succede? Che succede? Secondo me la strada, l'unica strada percorribile, sapendo che c'è Napolitano al Quirinale, che è lui che deve dare l'incarico, sapendo che anche oggi dalla Germania ha parlato con durezza contro i populismi, quindi... Non avrebbe mai dato, secondo me, via libera a Bersani per fare quel tentativo con il 5 Stelle, ma questo è quello che penso io. L'unica strada è innanzitutto fare la legge elettorale, perché nessuno pensa che la legislatura che sta per iniziare duri 5 anni. Allora, come prima cosa, mettiamo in sicurezza il Paese facendo una legge elettorale chiara per cui chi vince, vince sicuramente. Ma come si fa a farla, però? Ci vuole... Cioè le forze responsabili del Paese, tutte, compreso 5 Stelle, hanno interesse a una legge per cui chi arriva primo vince. Oppure alla legge proporzionale, che è la più semplice. Poi allora si sa che ognuno prende in proporzione rispetto a quello ai voti che ha nel Paese e poi in Parlamento... Ma tutto questo chi lo farebbe? Un governo, un altro governo tecnico? Ma per forza, se non si trova una maggioranza... Allora, non Monti qui, qui è come il confronto TV, no? Nel confronto TV, allora Bersani lo voleva fare soltanto in 100, Berlusconi solo con Bersani, Monti solo con... insomma, la verità è che alla fine non l'hanno fatto perché ognuno voleva qualcosa di diverso. Qui 5 Stelle... non vuole Bersani e Berlusconi. Berlusconi vorrebbe solo Bersani. Bersani vorrebbe solo 5 Stelle. Non c'è una maggioranza. Non c'è una maggioranza. Allora tu Quindi devi la fare... capra ai cavoli? La capra ai cavoli è un governo di scopo, di salute pubblica, d'emergenza, chiamalo come vuoi, che fa 2-3 cose importanti. Guidato da un politico o da un tecnico? Guidato da uno su cui c'è il minimo di dissenso, perché non si può sperare di avere il consenso di tutti. Potrebbe essere... anche uno dei capi di questi, perché uno dice, tanto la patata bollente, perché il governo tra un mese potrebbe dover fare una manovra d'emergenza, perché se i mercati, la speculazione ricominciano a batterci in testa, proprio per questa questione dell'instabilità, bisogna anche fare qualcosa. E che facciamo? Lasciamo tutto in mano a un governo tecnico guidato da un ex tecnico che adesso è il leader di una coalizione che ha preso il 10%, cioè Monti? No, non è più possibile. Amato? Tutti dicono Amato perché... È come un palo sotto il sole di mezzogiorno, non fa ombra a nessuno, no? Da nessuna parte. Quindi va bene, teoricamente va bene a quasi tutti. E se lo facesse uno del Movimento 5 Stelle? Sarebbe divertente. Sarebbe divertente, ma non sarebbero così fessi da prendersi la responsabilità di un governo che non sarà fatto per soddisfare nessuno. Grillo, e già che ci siamo, anche Berlusconi, non sono fessi. Tutto altro si può dire. Altro che clown, quindi. Altro che clown, non sono fessi. Si sa benissimo che adesso questa è una fase in cui il cerino è in mano a Bersani e presto si spegnerà. Poi sarà Napolitano a decidere qualche cosa. Ma non possiamo permetterci di giocare e nessuno pensa che ci sarà un governo forte con questa situazione. Allora tanto vale prenderne atto, fare la legge elettorale, fare la legge sul conflitto di interessi, per carità. Tutto quello che si riesce a fare sapendo come è fatto il Parlamento. Però poi... con una legge elettorale seria, la cosa più seria sarebbe tornare al voto e chiedere con il meccanismo una maggioranza precisa, che poi sia di destra, di centro, del Movimento Peccato 5 Stelle. Perché non vuoi far politica, guarda, quasi ti votavo, sei convincente. Infatti la cosa bella è vedere queste cose dal di fuori, assolutamente. Un'ultima domanda, perché poi c'è quella mia amica che preme, Matteo Renzi. Matteo... Non parliamo dei se ci fosse stato. Cioè, il futuro di Matteo Renzi come lo vedi? Lo vedo bene il futuro di Matteo Renzi, nel senso che si è perso questo giro e forse questo è stato il suo vantaggio, per non dire dei se. Certo, se ci fosse stato Matteo Renzi non si sarebbe presentato Berlusconi. E questo è sicuro. E fate voi il calcolo di come cambiano le cose. Ah, forse non si sarebbe presentato neanche Monti. Se si fosse presentato Matteo Renzi ci sarebbe una sinistra, la sinistra del PD, più forte sicuramente. Ma se Matteo tu lo Renzi... dice Bersani, lui ti dice abbiamo fatto le primarie e hanno vetato me. Sì, certo. Quindi però nessuno tagheremo l'obolo, ma nessuno ci vieta di dire se, what if, cosa sarebbe successo se.
Oggi Renzi può essere l'uomo che, se Bersani andrà incontro a una sconfitta, sarà il candidato premier nelle prossime elezioni. In quel caso Renzi ha metà degli anni di Berlusconi, ha sicuramente una popolarità che va al di là del recinto del centro-sinistra. Sai dove ha fatto la sua prima intervista televisiva? Alle invasioni barbariche. Bravo. Ma sai, avevo quasi intuito. Io non so se lo voterei. Tanto tu non voti. Ecco, non so se lo voterei. Ma quello di cui c'è bisogno è innanzitutto di cambiare le facce. Ci fosse Renzi, lo voteresti? Le facce. E cambiare le facce non vuol dire cambiarsi la propria come qualcuno ha fatto. Vuol dire cambiare le facce. Non mi hai risposto. Ci fosse Renzi, lo voteresti? No, l'ho detto, non so se voterei. Non lo sai. Però questa è una notizia, perché tu da anni dici che non voti. No, ma insomma... Va bene, abbiamo capito che lo voteresti. No, hai capito male. Amica! Amica, Geppi! Ci sei? Geppi Cucciari! E quando ci ricapita di avere qui... Cosa fai? Dove vai? Stai seduto? No, beh, perché ne, ah, arriva una signora, baciare, così prego, mi ha insegnato. Sì, baciatevi molto. Ciao. Beh. Baciami sciocco. Come state? Volevi un autografo? Non ancora. Ah. Allora, è bello avere qua, insomma, due eminenze di La Sette. Voi lo sapete che siete un po' quelli più secchioni? Quelli che tutti pensano che voi sappiate tutto? Ah. E con che stupore vivi questa notizia tu, Dario? No, lui sì, io no. Ma lui sai sa che io sono tutto fumo di arrosto. Una cosa che non sapevo è che lei fosse secchione. Ah, appunto. No, tra l'altro lui in realtà è un tuo collega, ma si comporta come se fosse un mio collega, anche molto spesso nella vita socialmente parlando. Allora, siccome... Anch'io un clown, il terzo clown, secondo... Beh, oggi è la giornata in cui i clown fanno bella figura. Lo so, infatti dopo me ci volevano che faceva veramente ridere, infatti ha invitato lui, però io invece voglio confrontarmi con voi su quanto ne sapete. Allora, secondo me tu a scuola... Eri un po' secchiona di quelle che sottolinea con quattro evidenziatori che sa tutto e non passa i compiti? No. Niente. Non li passavi, vero? Tu invece eri quello che prendeva 9 anche senza studiare. No, la seconda parte è vera, 9 no, però non studiavo. Allora, che entri l'aggeggio o Andrea con l'aggeggio? Andrea con l'aggeggio è brutto da dire. Che entri l'aggeggio, non l'aggeggio, insomma, un aggeggio. Dobbiamo fare chi fa prima. Allora, vi faccio delle domande. Guarda che hai trovato i due più competitivi della terra. Io non ne so niente di tutto questo, sappilo. No, neanche io. Non slogatevi i posti. Però io vedo un campanello. E lo suoni, ecco. Vai. Però lo devi suonare quando, dopo la triplice risposta che ti porgerò, in merito alle domande che sto preparando. Io non capirò neanche la domanda. Ma neanche io, del resto. Allora, la prima domanda è questa. Dove vive la pantera onca, più comunemente conosciuta col nome di giaguaro? Nelle savane da favola del Sudafrica, nelle foreste da sogno del Sud America, nelle notti da incubo di Bersani. La terza. No, nelle foreste da sogno del Sud America. Però guarda che è già un dito compromesso, però, se non gli parte anche il secondo. Però ci stava anche là. Ci stava, siamo 1-0. No, siamo 0-0, che ho sbagliato. Allora, qual è il nome tecnico del drone, cioè il più famoso apparecchio telecomandato del mondo? Remotely Piloted Aircraft, Remotely Controlled Vehicle, Angelino Alfano. The first one. Vedi che il secchione è vero. Bravo. È finita, vero? E siamo quasi in 1-0 netto. Quale sovrannaturale capolavoro architettonico è dovuto al genio artistico di Renzo Piano? La scheggia di Londra, la piramide del Louvre, la capigliatura di Casaleggio. The first one. Ma poi parli in inglese quando sei... La prima risposta è quella che conta. Ma se la dà il direttore nostro, vale anche la seconda. Non vale. Adesso stiamo qua. Mentana Gates. Non sai perdere. Mentana Gates, Cosa ha detto? No, sarebbe una bella notizia. Cosa hai detto? No, bella, niente. Ma non che hai tagliato il finocchio, ti sei fatta male, ma sei monotematica su questo tema. Allora, la quarta domanda. All'inizio di quest'anno si è verificato un evento che la scienza non ha saputo spiegare. Quale? La presenza di molecole d'acqua su Venere, la foto di un fiore su Marte, la rielezione di Scilipoti in Italia. Terza. 1 e 3, tutte e due. Però quella giusta era la foto di un fiore su Marte. Quinta domanda.
domanda, vediamo quanto conoscete i personaggi politici di questo momento. Cosa ha twittato ieri Nichi Vendola? Grillo è il vero vincitore delle elezioni. Bersani è il vero vincitore delle elezioni. La sperequazione esaustiva del Peloponneso autarchico in un turbinoso svolgersi degli avvenimenti in fieri ci induce a sostenere in modo arguibile che l'ostacolo maggiore della sinistra è la capacità di veicolare il proprio pensiero. Non la so. Allora... Twitter prenotati. Sono 140 caratteri, quindi c'è bisogno di un Twitter pugliese, però è il primo. Senza intervalli, è il primo, Grillo è il vero vincitore delle elezioni, hai vinto un abbonamento per tutti i giornali del gruppo Cairo Editore. Bravo, grazie carissima Jessie. Questo me lo riprendo, bello, che fa parte del mio corredo. La pepiera. Tipo. Baci abbracci. Baci abbracci, ciao. 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 Non ero al corrente, direttore di questa gang penosa. Ci siamo passati dalla medaglia delle... Ti ho fatto vincere perché conosco. Sapevo che tu sapevi. So che se no mi avresti fatta fuori dalla sette, quindi ho organizzato tutta questa pantomima. No, questi poteri non l'avrei mai fatto. Grazie Enrico. Grazie Mentani. A te. Arrivederci. Grazie.